Salve a tutti ragazzi, oggi faremo una recensione di sta pizza proteica del Lidl High Protein. Vediamo com'è, se è una merda oppure se è una pizza approvata dal nostro amico Cannavacciuolo. È una merda. Vediamo dopo la sigla, ti è Cannavacciuolo. Allora ragazzi, partiamo subito con questa pizza che dall'aspetto mi sembra proprio boh, mamma mia, mettiamo pure occhiali profetici, mi sembra uno squaglio proprio. Vabbè, dall'aspetto non è molto invitante ragazzi. Proviamola, va. Oddio, mi sembra un pezzo di pane. Sembra pane. Vabbè, non è malvagio, dai. Adesso si può mangiare. C'è il sugo che è un po' stopposo. Sembra proprio che hanno preso la pastata e ce l'hanno buttata dentro. Come al solito il profeta, non gli piace utilizzare forbici, niente per tagliare. Noi siamo così, animali grezzi. Ammazza come si sbriciano, ma che è dei pandistelle. Beh, c'ha 50 proteine, tutto sommato, si può mangiare, dai. Ci ho sentito la voce di Cannavacciuolo. Apro fe, che cazzo di pizza piata. No, ho qualche pensiero, dico, non è che mi chiama Cannavacciuolo e mi devi dire qualcosa. Beh, tutto sommato si può mangiare. Certo, preferisco la pizza a quattro formaggi profetica, quella che si è mangiata la donna profetica. Quattro formaggi italiano, qual è la marca? Quella è buona. Donna profetica, ti invita questa pizza? Tieni, qua c'è sta la besciamella di Master Wallace. Tieni, che babà. Non ho capito, questa che sarebbe mozzarella o sarebbe besciamella? Mamma mia, sembra un pezzo di stucco. Cioè, guardarla così veramente fa piagne. Su YouTube non si può parlare, non si può dire incasso. Cioè, un politicamente corretto veramente fa cagare, fa ridere. Questo è il canale profetico, se dice qui si parla come se mangio, vedi come mangia il profeta, e così parla. Sapete, se la vede che andava al suolo, comincia a dare i pizzoni alla gente, dice, ah, profeta, ma che cazzo ha preso? Comincia a dare i schiamazzoni. La canna faccio, becca questi due cannoni, va, anzi fa una cosa, chiama il profeta che ti faccio una dieta, che la dieta che hai fatto veramente, cioè, sei dimagrito sì, però comunque c'è sempre qua la struttura, ti tocca andare in palestra, canna faccio, contatta il profeta che c'hai pure i soldi tu, almeno ti faccio un bel personal, te lo faccio pagare 100 euro all'ora. Tanto te lo può permettere, canna faccio. A parte questi grandi chef fanno la cucina, perché a Cannavacciuolo ti fa un piatto di pasta e c'ha tre pennette, dice questo è buono, arte culinaria, per culinare dovresti mettere, per qua merda, c'è tre pennette, mi sono visto un programma, manco per sentire cotto, lo sai che famo, il profeta con la donna profetica preferiscono andare nelle trattorie, che con 20 euro te mangi pure il proprietario, lo digerisci pure. Voi già stanno certi canali di YouTube, il profeta si è mangiato la pizza profetica, forse l'accetterebbero perché è proteica, no, c'è un po' di proteine, invece se mi mangiava la pizza normale, profeta sei un obeso. Il profeta non è un obeso, c'è ste spalle profetiche che tutto quanto sotto è inteso, tu invece dovresti mangiare se sottopeso, perché non voglio un cazzo se sottopeso, so vedete faccio le rime mentre mangio. Voi rispetto al profeta siete il contorno, il profeta è la portata principale. Comunque la merda perché se sbriciola mi sembra nei pandistelle. È proprio del Lidl. Taverna Giuseppe. Mamma mia, ti entra dalla bocca e ti esce dei ricchi. È gommosa. Mi pare un pezzo di pongo. Però
Se c'è fame è buona, però non la riprenderei. Se te devi fare uno sgaro e te prendi sta tristezza, mangi il riso col pollo che è meglio. La settimana prossima abbiamo ordinato il microfono wifi, almeno posso stare pure a distanza, magari anche quando facciamo gli allenamenti profetici. Tranne che funziona, che sono tutti quanti cinesi sti microfoni. Appena lo prendi, metti accensione, dopo una settimana non funziona più, ti scoppia per aria. Se metti al microfono diventi Super Saiyan, ovviamente diventi una fonte di elettricità, vai a fuoco. Ma io ce la metto, no. Non è tutto dalla Cina. Dicono c'è il pericolo di un'altra chiusura, perché dalla Cina sta succedendo il casino. Se ci aiutano un'altra volta il profeta, da Monte Marto stavolta, eh. Voi capirete, sul canale parli dei Covid, ti arrestano prima del previsto. Il profeta, quando c'era sta cazzo di pandemia, ovviamente usciva, fa vedere la possenza profetica, facevo finta di fare la spesa. Una libertà in Italia, c'è sta di espressione, di parola, non puoi dire un cazzo. Mamma mia, proprio. Faccio come Giovanni Fois. Lo vedi che roba? Molto. Perché babbaro ma tira di colpi. Guardate. Sembra un misto tra una focaccia, un panino, un pane. Si era bloccato questo cazzo di video. Anzi. Speriamo che mi ha ripreso tutto. Finalmente abbiamo finito questa pizza e me la so gustata per niente. Anzi, perché c'è poco da gustare. Sembra che c'è una medusa a mano. E mo c'è come mollusco. Ma vuoi donna profetica? La donna profetica non vuole la pizza? Vuol dire che c'è qualcosa di strano. Questa ha già visto dall'impasto la donna profetica. Che è? Ma che è? Ma che è il pisello del mio fitness? Mamma mia! È moscio come un bucatino. Chi è? Non lo immagino. Si vede dalla forma fisica. Quando uno non c'ha sta spalla a cannone, c'ha il pisello storto. Il profeta, ti sto spiegando, quando uno non ha la stondatura profetica, c'è il pisello che è una freccia, invece quello del profeta si vede che è a cannone, no? Spalla a cannone, pisello profetico a cannone. Ma che cazzo ne danno del profeta? Ragazzi, questa recensione è finita, mettete un mi piace, condividete il video, aggiungete il profeta, il dottor profeta oggi con gli occhiali su Instagram. Sintonizzati sempre sui nuovi contenuti, a breve nuovi reaction profetiche, visto che vanno alla grande. Vi saluto.